Delle vere stangate sui prezzi di luce e gas. Il caro bollette è diventato ormai un tema quotidiano al centro dell'attenzione di famiglie e imprese che si trovano a far fronte a pagamenti sempre più salati, spesso insostenibili. Se da una parte si attende un'azione del governo col nuovo decreto sostegni, dall'altra le associazioni di categoria si battono per tutelare gli utenti chiedendo interventi immediati e concreti, oltre ad offrire un supporto di consulenza sulle tariffe energetiche. È il caso dell'associazione Codici che ha aperto a questo scopo uno sportello. Davide, quante segnalazioni state ricevendo dai vostri associati? Qual è la situazione? Guarda, la situazione purtroppo è da punta dell'iceberg, nel senso che ovviamente in questi mesi abbiamo sentito le notizie sull'aumento dei costi dell'energia, ma nessuno aveva ancora ricevuto le bollette, perché erano tutte riferite a mesi precedenti. Ora, da un mese a questa parte, cominciano ad arrivare le segnalazioni da parte di cittadini che più che altro chiedono cosa possono fare perché si trovano davanti a bollette che hanno addirittura raddoppiato il loro costo. I rincari rischiano di mettere in ginocchio in particolare le piccole imprese e quei cittadini che erano già in difficoltà economica. Che cosa si può fare adesso? Sì, diciamo che il rischio di derive di povertà, di nuove povertà è molto alto. Cosa si può fare adesso? Allora, purtroppo chi non aveva sottoscritto un contratto a cosiddetto prezzo bloccato, per cui non influisce l'andamento del costo della materia prima, dovuto naturalmente a fattori che non dipendono dall'Italia. E quindi purtroppo quello che possiamo fare è semplicemente cercare di aiutare il consumatore a cambiare la tariffa. Altre soluzioni sono quelle del risparmio. Ma quello si può fare fino a un certo punto. Come sappiamo, l'energia elettrica ha un costo differente a seconda della fascia oraria, però quello che concretamente si può fare per ridurlo è solamente cambiare, se possibile, il proprio fornitore. E anche voi avete messo a disposizione uno sportello per aiutare le persone? Sì, abbiamo semplicemente pensato di utilizzare un consulente che da anni affronta queste problematiche. Attraverso l'utilizzo di un sistema riconosciuto dalla legge, perché è dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, quindi è il cosiddetto portale offerte. Quindi il nostro consulente non fa altro che prendere la vostra bolletta, controllare i dati, inserirli all'interno del portale delle offerte dell'ARERA e trova l'offerta, se esiste, più conveniente rispetto a quella che è attualmente applicata dal contratto, evitando naturalmente sia compagnie poco conosciute che potrebbero portare poi a un secondo problema, ovvero la compagnia fallisce e si finisce nel FUI, nel fornitore di ultima istanza, che ha prezzi astronomici, e anche andando a cercare le condizioni contrattuali più corrette per il consumatore, quindi niente fregature e un costo più economico per quello che è possibile.